Eccoci qua. Buonasera e benvenuti a questa nuova diretta Instagram di Musical It, Musical che spettacolo. Questa sera dovremo collegarci con Francesco Lancia, autore televisivo, radiofonico, che è anche un appassionato di musical. Quindi aspettiamo che Francesco ci chieda di venire in diretta per cominciare appunto una chiacchierata con lui, parlare dei suoi gusti in fatto di musical e del suo spettacolo Blue, il musical completamente improvvisato che porta in giro da qualche anno con la compagnia I Bugiardini. Eccomi. Ciao Francesco. Ciao. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito, grazie mille. Allora, avevo già detto appunto che tu sei un autore radiofonico televisivo, sei anche un appassionato di musical. Sì. Tu che genere di musical prediligi? Cioè quelli comici o drammatici? Guarda, forse quelli comici per affinità elettive, nel senso che essendo io un autore comico preferisco generalmente quelli comici, ma ne ho visti tanti, ho visto anche quelli drammatici e non li disdegno, mi piacciono anche quelli. Devo dire che poi, insomma, per prepararci al nostro di spettacolo ne abbiamo visti un sacco, quindi dal vivo purtroppo quelli che arrivano in Italia ne ho visti parecchi, all'estero non sono così fortunato, ma un po' ne ho visti, insomma, non sono così fortunato da poterli vedere tantissimi, ma un po' ne ho visti anche recentemente. Recentemente che cosa hai visto? Appunto, gli ultimi musical? Guarda, l'ultimo che ho visto era la settimana prima che iniziasse la pandemia. Mm-hmm. Io ero a Londra a vedere Come From Away. Molto molto carino, l'ho trovato. Quello molto è un musical drammatico. Sì, ci sono delle chiavi anche comiche molto divertenti. Sì, certo. Però l'ho trovato molto carino come musical. Sì, è molto bello e molto semplice anche, sì. Nel senso che non c'è nulla. È una scena. Guarda, è una scena molto semplice, oserei dire spoglia, però è curatissimo, poi loro molto bravi e quel mood un po' irlandese così mi ha proprio divertito, mi ha proprio sollevato l'anima. Sì, infatti. Senti, invece per quanto riguarda i musical comici, sì. Che cosa ti è piaciuto? Come faccio a scegliere? Dunque, uno dei primi che ho visto e quindi forse uno di quelli che mi è rimasto più nel cuore è stato La piccola bottega degli orrori, ma l'ho visto nella versione cinematografica per capirci, quella con Rick Moranis e Steve Martin, ancora prima che potessi lontanamente immaginare mi sarebbero piaciuti i musical poi in futuro, e mi è rimasto lì dentro. Poi in realtà ne ho visti diversi. Da dei producer adattamenti tipo Shrek, mi son piaciuti molto. Poi recentemente, oddio, manco tanto, ormai sono passati già qualche anno, ho visto The Book of Mormon che ho adorato. E qualche giorno fa mi sono imbattuto in un musical su YouTube integrale, ufficiale, quindi non bootleg, ma rilasciato uh-huh. dagli autori, di cui io non sapevo nulla. Adesso mi sfugge il nome e sono sicuro, forse riesco anche a recuperarlo al volo, il titolo. Praticamente è il primo musical degli autori di South Park, che loro hanno fatto e pubblicato su YouTube. Aspetta, forse riesco a ritrovarvi. Cannibal the Musical, che è assurdo. Sì, è assurdo. Io non sapevo neanche l'esistenza di questa roba. Però nella sua follia. Questo è stato fatto anche in Italia. Ah sì, ecco, questo mi mancava. Io devo dire che, ripeto, sono un appassionato, un fan, ma non è che sono il campione di rischiatutto dei musical, quindi mm-hmm. sono un sacco di cose che mi sfuggono e mi mancano, un sacco di cose che devo ancora scoprire. Tu adesso stai conducendo un format su YouTube, Facebook, sì, in streaming. Tutte le sere, sì. Quando c'è questo lockdown, sì. con diversi ospiti, soprattutto sono comici italiani. Sì. Sì, sì, sì. Ne vedi qualcuno che possa fare un musical? Ah sì, Francesco De Carlo, il co-conduttore che conduce con me, da sempre, uh-huh. sempre mi dice quando facciamo un musical. Ma ti dirò di più, con Francesco De Carlo, diversi anni fa, 6 o 7, forse qualcosina di più,
Nella trasmissione Nemico Pubblico, che conduceva Giorgio Montanini su Rai 3, sì, in una follia realizzammo 8 mini musical da me li sono persi, devo recuperarli. 5-6 minuti, scrivendoli, musicandoli, originali, su temi satirici. E quindi c'è il musical che parla di razzismo, il musical che parla di ludopatia, il musical che parla di televisione. Sono tutti originali, molto brevi, con uno svolgimento, con delle canzoni. Avevo coinvolto la mia compagnia, cioè i Bugiardini, per cantare insieme a noi le canzoni. Avevamo fatto la regia, sono proprio mini musical. Secondo me li trovate ancora su YouTube cercando Nemico Pubblico il musical. E cercheremo sicuramente. Sono scorretti, ma sono molto divertenti. E tra l'altro in stili diversi. C'era il musical sul razzismo che era fatto in modalità barbershop, per cui io stesso anche ero vestito da con le righine bianco-rosse e il cappello a fare il coro da barbershop, e sono molto divertenti, li ricordo un grande piacere. Quindi Francesco, sì, Valerio Lundini è un musicista, suona anche, ha un gruppo, quindi sicuramente sarebbe in grado di farlo. Sai, non lo devo dire a te che il problema dei musical in Italia è il circolo vizioso di grandezza delle produzioni, pubblico che le va a vedere, e quindi è un circolo, certo, che non si rompe, no? Nel senso, ci sono produttori che investono, ma non tanto quanto all'estero, e quindi il pubblico non è spinto ad andarle a vedere, perché non c'è questa cultura musical, ed è veramente un peccato. Ecco, secondo te cosa manca appunto in Italia per avere... Perché ad esempio in Spagna ci sono riusciti. Sì, cosa manca è una bellissima domanda. Allora, la cosa che a me colpisce è che spesso quando io parlo con persone... diciamo così, fammi dire generaliste, no? Cioè persone che non sono del teatro, quando gli parli del musical ti dicono proprio no, il musical non mi piace proprio. Sarei curioso di scoprire quando è nata questa idiosincrasia nei confronti del musical nella popolazione generalista italiana, perché poi invece se gli dici teatro sono già più possibilisti, però è come se per molti il musical fosse proprio no, il musical no, che è un peccato poi, perché in realtà quando li vai a vedere, anche questo non lo devo dire né a te né ai fan del tuo profilo Instagram, cioè il musical è una forma d'arte completa, si recita, si balla, si canta. La famosa tripla minaccia, sì. Capito? Però non lo so, perché che cosa manca, ripeto, manca... convinci, portare un po' di pubblico a vedere il musical. C'è da dire, e qui tiro le orecchie, ma è una cosa che riguarda il musical come riguarda un po' tutto il movimento teatrale, secondo me, che spesso e volentieri il teatro si parla un po' addosso, nel senso che parla ai suoi, parla ai convertiti, parla a quelli che già a teatro ci vanno, ed è pronto ad additare quelli che magari a teatro non ci vanno, dicendo oh, vabbè, ma tanto voi non capite, non andate a teatro. Bisognerebbe, secondo me, fare un'operazione, della quale non so la ricetta, fare un'operazione per portare a teatro anche persone che magari a teatro non ci vengono, e passargli magari dei contenuti, sì, e quello, pop. Ti dirò, la Compagnia dell'Arancia nel 97 con Grease, esatto, questo l'ha fatto, nel senso, esatto, che ha portato a teatro gente che probabilmente non c'era mai stata prima. È verissimo. È stato un esempio appunto di lunga finitura in Italia che è difficile ripetere. Ecco. Però sai, quando vai all'estero e vedi, adesso non voglio fare il provinciale che dice all'estero è tutto meglio, però chiaramente è un po' un discorso semplice, ma all'estero le produzioni sono talmente tanto ricche, ma anche perché certo, ci va talmente tanta gente, ci sono perché talmente restano tanti... nello stesso teatro per anni. Ci sono talmente tanti spazi che... Quando io vado a vedere spesso, aspetta, soprattutto tanti anni fa, adesso il mio inglese è migliorato, ma quando ho iniziato a vedere musical non li capivo banalmente, eppure erano belli, perché la produzione, certo, era talmente ricca. Io ricordo la prima volta, poi l'ho rivisto in seguito, ma la prima volta che ho visto Wicked, quando, spero di non fare spoiler, alla fine del primo atto lei vola, sì, anche se non avevi capito niente della storia, certo, rimanevi comunque dicendo incantato, okay, dall'allestimento, è ovvio. Ho visto qualcosa. Quando mi è capitato di vedere allestimenti del musical in Italia, senza essere ancora del settore, la sensazione che hai è un po', ok, non è la stessa cosa. Poi dopo chiaramente sei consapevole che girano tutti altri soldi dietro al sistema, e quindi non può essere che così. Però quella sensazione un pochino ce l'hai. Ora, se tu mi chiedi come facciamo a portare le persone a teatro col musical, è una bellissima domanda. Qualcuno ci riesce, qualcuno meno, ma mi sembra che ancora la cultura musical in Italia faccia fatica proprio ad attecchire. Adesso con le nuove generazioni, dai, confidiamo nelle nuove generazioni che sono per natura multidisciplinari. Ci chiedono, Wicked avrebbe successo in Italia secondo voi?
Non lo so. Non lo so, non lo so. Sicuramente la storia del Mago di Oz è popolare, ma non così tanto come all'estero, e quindi non è un background così, così condiviso. Performer in grado di farlo sono convintissimo, ne abbiamo anche qui, non ho dubbi. Sì, ormai i nostri performer sono a livello di quelli stranieri, se non migliori, insomma. Infatti sì, vengono spessissimo utilizzati più all'estero che in Italia, quindi, non ho dubbi su questo, però non lo so se avrebbe successo anche qui. Io lo trovo un musical meraviglioso anche dal punto di vista banalmente musicale, cioè trovo è uno delle original soundtrack che ho ascoltato di più, perché trovo delle canzoni proprio bellissime all'interno del musical. Io quest'anno ho visto Charlie e la fabbrica di cioccolato, che avevo già visto in inglese, l'ho visto in italiano, è molto molto bello anche in italiano, sì. È stata un'ottima produzione, insomma. Non so sì. se l'hai visto tu quest'anno. Allora, quest'anno no, perché era la fabbrica del vapore, ma non sono mai riuscito a incrociarlo. Spero quando finirà questa di rivederlo. Però, per esempio, io ho visto Spamalot, no? Con la produzione italiana, quella con Elio, con l'adattamento di Rocco Tanica. E io l'ho trovato, nonostante sia un paidonista, quindi per me è stato tipo, ero pronto al peggio. In realtà è stato fatto un bellissimo lavoro lì su Spamalot, per cui è proprio una questione, secondo me, anche di adattamento, intendo, e ovviamente di messa in opera. Secondo me manca proprio la cultura musical. Cioè, non, ripeto, sarò convinto del contrario quando a qualcuno dico andiamo a vedere un musical e questa persona mi fa sì, che figo un musical, invece che no, guarda, un musical no, preferisco che mi porti a vedere teatro di testo, di prosa, ma non... E cosa ne pensi appunto della traduzione? Vanno tradotti secondo te i musical in Italia? Se si fanno dei musical stranieri, ovviamente. Penso Poi, di sì. Penso anche di sì. Secondo me. Penso di sì. Allora, sì, non voglio fare il purista. Io penso di sì. Se vogliamo, se facciamo quel ragionamento lì, cioè quello di portare gente a teatro. Sì, se deve essere popolare, per forza. Deve essere tradotto. Magari anche qui, le nuove generazioni che sono più avvezze all'inglese, grazie alla globalizzazione, alle serie TV, alla scuola, che forse rispetto alla mia generazione, che già a scuola diceva ma sti inglese, ma che ci faccio? Adesso secondo me i ragazzi sono più consapevoli che l'inglese è importante, lo capiscono da subito, per cui sono fiducioso che a lungo andare, mi spiace per i doppiatori, ma sono fiducioso che a lungo andare le generazioni parleranno sempre di più inglese. Quindi sì, io penso che i musical ancora vadano tradotti ancora per un po'. Sì, lo penso anch'io. È che il lavoro che è stato fatto appunto all'inizio, quando Compagnia dell'Arancia ha iniziato appunto a portare i musical in Italia, anche se comunque l'Italia aveva una tradizione di commedia musicale, A quella voi, di Garinei Giovannini, anche perché il musical comunque è la connotazione di musical comedy, quindi è commedia certo. musicale. Anche quello è veramente un mistero, perché poi quelle commedie musicali avevano un enorme successo popolare. Quindi la Sì. domanda che ci facciamo è cosa è successo nel frattempo? Infatti, Cioè, cosa è successo da... e i comici venivano spessissimo scritturati da Carinelli Giovannini per le commedie musicali. Assolutamente sì, avevamo una tradizione. Poi secondo me, vabbè, non voglio fare un discorso, io ho un discorso che faccio spesso sulla comicità. Poi secondo me, chissà per quale motivo, si è smesso di rischiare un pochino, si è smesso di sperimentare in Italia, cioè non si è più sviluppato il lato artistico, ma forse per una componente culturale e sociale ha dominato la parte commerciale dello spirito imprenditoriale teatrale italiano. Per cui non abbiamo una nostra tradizione musical, no? Noi importiamo musical dall'estero, non abbiamo autori di musical, credo che siamo rarissimi, adesso correggimi se sbaglio, ma Sì, no, c'è stato qualche esempio, ma sono pochi, insomma. sono rari. Per C'è cui... stato il Pinocchio dei Pooh, che è andato anche in America, ecco. Sì, però ecco, però per esempio i musical che si basano, no? Ho visto anche Ligabue e le canzoni, i musical che si basano su canzoni pop è un buon, come dire, un buon trucco, però non dà là a quella cultura musical per cui noi abbiamo degli autori, dei compositori di musical. Noi quella tradizione non ce l'abbiamo, ma ce l'avevamo, per cui la domanda è che è successo nel frattempo? Infatti, parliamo invece del tuo spettacolo di Blue, il musical completamente improvvisato che io ho visto 2 anni fa, mi pare, sia il nuovo di Milano. Avevate fatto Sì, Finché ce n'è, e vive che ancora. bello. Sì, Era divertentissimo. grazie.
Quest'anno, purtroppo, come tutti, avete dovuto interrompere il tour. Quest'anno abbiamo interrotto e noi fra, aspetta, oggi è 8, settimana prossima saremmo stati, mi viene da piangere, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, quindi in un posto meraviglioso, che è un sogno per un performer arrivare in quel posto lì. Certo. E quindi questa maledetta pandemia ci ha, vabbè, ripeto, è successo molto di peggio, però chiaramente dal punto di vista di un performer è una piccola cosa, un piccolo sogno che viene, speriamo, rimandato per il futuro. Sì, Blu, il musical completamente improvvisato è una roba veramente strana, nel senso che nasce da un gruppo di ragazzi, una compagnia teatrale che si è detto, sentite, ma noi già improvvisiamo, vogliamo provare a fare questa cosa? Ma come si fa? Ma dai, ma non è possibile. Vabbè, ma all'estero lo fanno, proviamoci anche noi. E poi piano piano siamo passati dal teatro a 60 posti, a quello a 100, a 130, a 200, a 500, a 1000, perché le persone venivano a vederlo. La fortuna è che ogni sera lo spettacolo è diverso perché è improvvisato. Certo. Noi pensavamo, per esempio, qui devo riconoscerlo, pensavamo di ricevere un sacco di resistenza dal mondo del musical vero, che magari vedeva questa roba con un po', vabbè, ma questi vengono improvvisati. In realtà siamo stati un sacco supportati. Spero anche, mi piace anche pensare che sia dovuto al fatto che magari abbiamo visto che è un altro modo per portare la gente a teatro, per fargli scoprire che il musical poi non è quella che pensano, ma anzi è una cosa fighissima, perché mi permetto di dire, se quello improvvisato vi è piaciuto, figuratevi quello che a mesi di prove, è chiaro che sono due prodotti diversi, però sarà valido anche quello, no? Quindi potete andarvelo a guardare. Quindi siamo stati sostenuti, tra il pubblico ci sono un sacco di performer o di allievi di scuole di musical che vengono a vederci perché pensano, noi sai, facciamo una roba che è particolare. Noi quando c'è un musical, il bravo performer nasconde il fatto che ci sia stato un processo di creazione del musical, ma mostra solo il risultato finale. Noi invece abbiamo la fortuna da improvvisatori che non solo non nascondiamo il processo, ma cerchiamo proprio di mostrarlo il processo, che lo stiamo creando live. Ogni errore che noi facciamo in scena per noi è oro, perché è la dimostrazione che il pubblico, è la dimostrazione per il pubblico che stiamo improvvisando. Questo non significa che li facciamo apposta, non siamo matti, noi vogliamo far bene le cose, però stiamo improvvisando, quindi gli errori capitano e il pubblico apprezza il fatto che stiamo rischiando con loro. Siamo meno performativi in questo senso, siamo molto più attenti al processo che al risultato finale. Quindi il teatro di improvvisazione è proprio una tecnica che voi avete studiato. Sì, guarda, noi venivamo dall'improvvisazione già da tanti anni e il movimento di improvvisazione teatrale esiste in Italia all'estero dagli anni 60-70, qui in Italia dagli anni 80-90 è arrivato. Esistono scuole in tutta Italia, ne esistono di preziosissime, insomma, il movimento è bello vivo. Noi abbiamo avuto la fortuna di intercettare questo prodotto originale per l'Italia, all'estero lo facevano già da un po', e di avere il successo per portarlo avanti. Però eravamo già esperti di improvvisazione, cioè conoscevamo le tecniche dell'improvvisazione, che sono tecniche e strumenti, e abbiamo cercato di evolverci per sviluppare le tecniche del musical improvvisato, anche affidandoci a dei performer formatori esterni, come per esempio, non lo diciamo sempre, i nostri punti di riferimento sono un gruppo inglese che si chiamano The Showstoppers, che se non avete, loro hanno vinto anche dei premi, hanno vinto non un Tony Award perché mi sembra troppo, ma Olivia, bravo, Olivia. esatto, l'Oliver Award per l'intrattenimento, ed era uno spettacolo di improvvisazione che competeva con spettacolo di testo, quindi insomma sono dei fuori classe, e alcuni di loro sono anche nostri sono stati e sono ancora nostri insegnanti. Per darvi un'idea, Adam McGuido, che è uno degli showstopper, credo uno degli ideatori del progetto, nonché uno dei nostri formatori, è anche il regista di una commedia, quella che adesso sta girando tanto, che è l'adattamento di The Blade That Goes Wrong o Peter Pan Sì, Goes Wrong dei l'ho anche visto in Shakespeare. italiano io. Sì. Sì, Non ricordo il titolo in il titolo italiano, però. esattamente non me lo ricordo neanche io, comunque. Sì, guarda, poi su quella Sì. c'è una storia assurda, adesso non è un musical, ma te Ha la fatto la racconto. regia anche in Italia, fra l'altro, Sì, lui. doveva andare Peter Pan, che disastro di Peter Pan, una roba Che del genere. disastro di commedia è il Esatto, titolo doveva italiano. andare anche qui, ma credo che la pandemia abbia bloccato anche loro. Lui è Sì. stato a Roma per un sacco di tempo. Però sì, noi se appunto ci ispiriamo a loro, se vi capita di andare dalle parti
di Londra, andateli a vedere perché hanno un teatro stabile per un lungo periodo dell'anno nel West End e ne vale veramente la pena. Speriamo di riuscire a tornare a Londra a Broadway a breve, insomma. Speriamo di sì. Ma senti, c'è un film che hai visto che dici, beh, questo potrebbe diventare un bel musical. Ah, che bella domanda. Perché tra l'altro è molto di moda adesso, con sì. Risultati un po', insomma. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Allora, intanto ti dico che io sappilo, ho un musical nel cassetto, come si suol dire. Cioè ho una sceneggiatura non ancora, ma un soggetto originale con le canzoni già pronte, che prima o poi farò, ma mi sono detto quando sarò così ricco che posso produrlo. Siamo ancora molto lontani da quel giorno. Però quando avverrà quel momento, sappi che tirerò fuori il mio musical, di cui non ti dico nulla, ma è già pronto nel cassetto, ma già da un bel po', peraltro. Per quanto riguarda invece il film, vediamo, un film che ho visto recentemente, non lo so, ci dovrei pensare. Sì, mi cogli, cioè non è che mi cogli impreparato, sono veramente tanti. Bene, che... ce lo mandi a dire, insomma. Sì, volentieri. Volentieri. Ho visto che quest'anno avevate previsto anche in blu la partecipazione di guest star, sì, perché c'è stata a Milano Vittoria Cabello, mi pare. Sì, e a Firenze Pupo, che tra l'altro, vabbè, allora noi quando invitiamo le guest gli diciamo sempre, guardate, noi essendo improvvisato non sappiamo che cosa accadrà, ok? Quindi potremmo coinvolgervi, ma non sappiamo come. Oppure semplicemente vi coinvolgiamo nella scelta del titolo all'inizio, non lo sappiamo. Con Vittoria è andata così, abbiamo scelto all'inizio, ci ha aiutato a scegliere il titolo, bene. Ma con Pupo, dopo che ci ha aiutato a scegliere il titolo, a un certo punto, non so perché, la storia ci aveva portato verso un profeta, che però nessuno di noi aveva ancora interpretato. Se n'era parlato, ma nessuno l'aveva interpretato. Noi non, veramente quando improvvisiamo non abbiamo idea di che cosa accadrà. E a un certo punto questo profeta, abbiamo più o meno insieme deciso che poteva essere Pupo. Quindi siamo andati verso di lui chiedendogli la parola, la rivelazione per risolvere la storia. E lui, improvvisando anche lui, non sapendo che fare, ha cominciato a cantare su di noi. Noi, le nostre canzoni sono tutte originali, in testo e musica, non facciamo nessun tipo di cover. Però lui ha cominciato a cantare su di noi, per cui noi abbiamo cominciato a interpretare la sua canzone come se fosse chiave per la nostra storia. Ed è venuta una roba meravigliosa, lui si è divertito un sacco e alla fine è salito sul palco con noi a cantare il numero di chiusura, in un momento penso memorabile che nessuno di noi dimenticherà mai, perché quando ci ricapita di stare su un palco a cantare con Pupo a Firenze. Certo. Mi dicono che invece nel prossimo tour avete previsto la Gegia come ospite. No, non credo. Però lei è stata anche cantante, lo sai, no? Tu fai riferimento all'ospitata che abbiamo avuto qualche sera fa tutti a casa, che è stato, diciamo, un po' così. Ma vabbè, sorvoliamo. Però sì, avevamo altri ospiti previsti, ma non li diciamo perché magari quando ricominciamo il tour, speriamo presto... Comunque, appunto, l'anno prossimo speriamo di essere tutti di nuovo in pista, chi a venire a vedere il teatro e chi a fare il teatro. Insomma. Speriamo, dai. Speriamo davvero. E anche il trio, non pensi di portarlo a fare un musical? Allora, Furio credo sia una delle persone più stonate del pianeta, Furio del trio. No, Giorgio e Gabriele canticchiano. Loro sono venuti a vedermi un sacco di volte, hanno anche contribuito. Però, non lo so, potrebbe... Trio Medusa è il musical. Sai che potrebbe non essere un'idea? La storia del Trio Medusa messa a musical. Guarda che adesso l'ho detta per caso, ma ci penserò. Adesso ti lascio andare, voglio solo ricordare che io ero un fan di Zero e Lode e mi piace moltissimo che la Rai l'abbia stoppato. Quindi, grazie mille, ti ringrazio. Anch'io ero un fan di Zero e Lode, mi piaceva farlo, mi piaceva vederlo e a questo punto ti direi spero che torni, ma la vedo molto complessa. Oddio, mai dire mai, però sia io che Alessandro, che ogni tanto sento Alessandro Greco, saremmo pronti a ripartire. Quindi spero un programma simpatico, garbato, perché non... Vabbè. Grazie, ti ringrazio molto. Grazie a te per essere stato con noi quest'oggi. E ringrazio te per quello che fai, perché dicevamo, bisogna convincere il pubblico a vedere il musical, perché sì, ne guadagniamo non solo economicamente, ma ne guadagniamo anche spiritualmente tutti, quindi io ringrazio per quello che fai tu con le tue attività online. Grazie ancora. Ciao, grazie. Ciao, arrivederci. Ciao. Arrivederci a tutti.